Anche l'ultima piena del Ticino è passata, fortunatamente, senza creare danni ai residenti di Borgobasso. L'allerta in vista del futuro resta però alta e giovedì pomeriggio i rappresentanti del comitato, attenti al Ticino, incontreranno il sindaco di Pavia Lissia e l'assessore con delega al fiume Alice Moggi. I residenti di Via Milazzo devono fronteggiare due pericoli, il gravellone alle spalle ed il Ticino frontalmente. Proprio per questo motivo si intende agire su due binari paralleli. Per salvaguardare le case che si affacciano su Via Milazzo, in caso di piena, verrà rilanciato il progetto di un sistema di barriere mobili che si gonfia con l'acqua del Ticino raggiungendo l'altezza di 1,5 metri. Si tratta di un meccanismo pensato ad hoc per le emergenze dal costo di circa 1 milione di euro. Consiste in un sistema di protezione dell'abitato basato su delle strutture movibili e che verrebbero riempite in caso di necessità con l'acqua stessa del fiume, quindi un'idea molto intelligente che è prodotta da una ditta svizzera e che hanno già utilizzato in Europa con successo. Giovedì si tornerà a parlare anche delle idrovore della Chiavica, entrate in funzione per la prima volta nelle scorse settimane, allagando le campagne alle spalle di Via Milazzo. Su questo tema c'è molta sensibilità, c'è una sensibilità abbastanza cogente da parte dei cittadini, degli abitanti di Borgobasso, e vorremmo chiaramente che l'accensione di queste maledette idrovore, scusatemi il termine, venisse controllata anche dalla Protezione Civile di Pavia, dal Comune di Pavia.